Grazie, grazie agli organizzatori per avermi invitato. Ovviamente per me questa serata dice molto, perché io sono nato a un centinaio di metri da qui, sull'altra sponda del fiume, e mio compagno di scuola era l'autore del libro, Franchino Funtanaro. E vi voglio parlare della Cosenza degli anni 50, nella quale ho vissuto, attraverso alcuni suoi personaggi. Quando poi esagero me lo dirà il conduttore di Tronca. Ricchezza e povertà. Mastro Ignazio faceva un sarto, già a Vinegra dei Casciari. Chi ne aveva una giacca vecchia, ci faceva a ripezzare. Chi portava una camisa, per ci fa cangiare un colletto. E con chi lo cacciava, per ci fanno un fazzoletto. Picchi e tiri erano i tempi, cadinare un ne corria. E con ognuno si arrangiava, con i panni e catenia. Ma la via divina una volta, che c'è niente già la bottega. Un bangone, cupparati, fierro, forbice e la riga. Due divani e tre poltrone, foderati di velluto. Sia stampelle per ognuna, un costume già cosuto, rolli, stoffi, chirabona, scelti fodere e bottone, e per l'aiutare a cusa si tenia cinque garzoni. Con un metro su poco corto, io girando Mastro Ignazio, danno ancuna forbiciata, più cadaggio per la grazia, ma occhio tempo su passava, coi dottori e l'avvocati, a sfogliare i figurini che di Roma aveva portati. Era sera se neghia, era casa soddisfatto, a contare a ridinari dalla giornata che aveva fatto. Ma i tempi sono cangiati, un cecchio che ne può spenna, Mastro Ignazio a malapena tenù lieto per sistenna. Già la bottega ci è rimasto solamente in un bancone con una seggia scatriata e nemmeno hanno garzone. C'è uno scuro, c'è uno cielo, non c'è manco una fracera. Mastro Ignazio fusa razzi e ogni tanto si dispera. Mo' un venerdì mattina, in un inverno freddo e brutto, si presenta una signora tutta quanta misa a lutto, qua rimano un cappotto. Chi su dice di papà, che la gira si negliuto, mo' volesse fa con sa, se aveva fatto 29, era stoffa e buona ancora, ci potesse ricavare in un cappotto per signora. Sì, gli dice a Mastro Ignazio e li piglia da misura. A signora se ne vale, scusa alcuna cositura, e già a fodere la stoffa, sutta la piega d'un colletto, a cui stava scamacciato, piglia e trova un pacchetto. C'era sopra stampigliata a corona bonusia i Vittorio Emanuele, re d'Italia e d'Albania. Mastro Ignazio chiude la porta e si appiccia una cannella. Guarda un pacco qua a corona e si pensa a caccia e pila, mo che fazzo? Alla signora ci la dissi dare intatto, e però per tutta la vita, come dico, ma che ha fatto? Che suo padre si è chiuso, era figlio l'ha avvisata, Mastro Ignazio chiude gli occhi e gli dà una forbiciata. Taglia la carta giro giro e tu pacco sciaventato tira fuori ad uno 100 titoli di Stato, ognuno con i fasci, con l'Italia e con lo dolce. Mastro Ignazio si inginocchia e a rampressa si fa a croce. Pusa muccia del tesoro e non conta a nessuno. Ma una cosa non si è parlato. Siamo dentro 51. Mo coi titoli dolci ci potete ieri gesso. Un genotro che va circa dopo quello che è successo. Forse un morto aveva capito, o va sa se aveva scordato che aveva messo giù un cappotto tutti i titoli di Stato. Mastro Ignazio non l'ha detto, però forse pure lo sa, che non sempre si capisce se è ricchezza o povertà. Grazie. Adesso andiamo un po' più sopra in alto, esattamente sul Tallarchivo a Caro, dove in quegli anni sempre c'era un calzolaio che racconta questa storia, a Carocchio. Un sapienno fa nendaggio per campà, fa su scarparo, già un chiosco scatriato su tallarchi di Vaccaro. Con su scarpe scangarate, arridotta a una tappina, che così chi mi porta, un altro mese ci cammina.
o padrone è un avvocato e su chiosco maledetto e ogni mese ho pagato 5.000 lire di fitto. Mo per fare una 1.000 lire io ci vinto una giornata dopo aver ripezzato una scarpa scarcagnata. L'altro giorno, fino a un mese, ne aveva fatto solo 1.000. E chiamata Ninno figlio me l'hai detto portaci e le dice che abbiamo chiesto 2 o 3 giorni e ci vai porto e ricuoto Ninno figlio ma e vedia che stava storto. La dimanno che da via e risponde l'avvocato si è pigliata 1.000 lire e un iffolo mi ha dato e mi ha detto che mi dava non per chi te li ha risorti ma per tu contare a tia che così te la ricordi. Io di là volevo scappare, ma sovranno i figli in giocchia, mi è venuto secutanno e mi ha dato una carocchia. Figlia, hai detto, comportiamo, comportiamo con del netto. L'avvocato è il mio signore e un scarparo è il mio pezzente. Dopo manco una settimana, l'avvocato qua è venuto con una scarpa nuova nuova, grande come hanno tavuto. E mi ha detto bello bello, becca la scarpa stamattina, alla sola si è scollata, mi intanecci una puntina. Avvocato, e come no? La puntina è pure tua, le hai risposto con piacere, e con sarà la scarpa tua. 2 puntine ci hai chiamato che contate erano sia, ed ognuna poco poco dentro la scarpa si innescia. Ci l'hai messa come mestiere tu scarpare in buona scuola, mentre dentro e mentre fora, lunghe o doppio più da sola. L'hai provato con una mano, si sentiene a quando, pure hai detto ta pomenda e camminaci carcando. L'avvocato si l'ha presa, si è negliuto bene mia e ogni passo dentro pere una puntina le trasia. Si è ricordato mazzupito, strascicando le ginocchia e le ha detto che così, da ricordi da carocchia. Devo approfittare della vostra pazienza perché Cosenza per me è il luogo della memoria e allora devo dedicare un minuto alla Marcord, alla mia scuola elementare, forse anche della di qualcuno di voi, a scuola in via Milenni. Forse per caso, forse per destino, mi trovavo a passare i rivocati e come per si scegliere un cammino i piedi sono soli subbutati, sinché non sono riuscito a mi portare davanti alla scuola mia di elementare. E mi sono rivisto di 7 anni, un 1° ottobre del 1956, vissuto in un grembiale troppo grande, che scia da scuola con i compagni miei, portando di già a mano paro paro a penna nuova e tutto calamaro. E hai detto, ma sei tu. Su sempre gli stessi si cangietri, si muri, si scaloni, si siepe impolverate di cipressi, si corridoi, si vecchi finestroni, si due pini che adombrano i cortili e si palombi su i giramini. Sì, ne ha risposto la scuola, e chi non allora? E mi ricordi i dia come di tanti che sono passati già se vecchie mura e con la scuola sono aiuto avanti e mo sono munno sono un giro. E forse che ha gittato un sospiro. E che mi stai, ancora mi ha risposto, ma dopo 80 anni quei guaglioni, non giorno come scuola mi hanno chiuso, e ci mettono ufficio do comune. E per ricordi la tua vostra bella mi è rimasta Mamuta a Campanella. Grazie a tutti. Città vecchia abbandonata alla fine degli anni 50. Perché sovraffollata e anche perché l'appetito per la speculazione edilizia in assenza di un chiaro strumento urbanistico ha fatto sì che ognuno costruisse a proprio piacimento nella città a valle per la quale è diventato difficile farla diventare bella per com'era, invece Cosenza vecchia. Per onestà intellettuale bisogna dire che il sindaco Mancini aveva sconfitto il coprifuoco notturno, ma non fece in tempo per sconfiggere quello diurno. E l'attuale sindaco molto hanno fatto per recuperare i disagi e le storture che si erano create nella città moderna, a Cosenza nuova. A questa considerazione
Si aggiunga che la città antica, che socialmente prima viveva tutta unita, nell'ascesa a valle per la miopia degli amministratori del tempo, disgregò questa unità sociale con insediamenti abitativi al di qua e al di là del rilevato ferroviario. Cominciarono i pugni in tasca, cominciarono i primi fatti delinquenziali e saliti poi fino all'assassinio di Sergio Cosimano. Ma proprio per il rilevato ferroviario voglio ricordarlo con una poesia. Cosenza ora, nasciata, fravicata, custortizza, pianne da stagliato, il ca a buona razza, cuvrace e ricchezza, il là a mala razza, cuffritto e munizza. Poi l'anno soppassato, come muri in Berlino, ascia hanno sciuggiato. Si sono scontati i razzi, si sono miscati, si sono accucchiati. Ma mappine e tovaglie, tovaglie e mappine, hanno fatto la stessa fine. Cavardanni e sciuggi per avere, hanno detto, arrasso secco. E voglio parlarvi adesso di un'altra poesia, il tentativo di ritorno a Cosenza Vecchia. Per scappare fuori da un bordello cittadino, a Cosenza Vecchia mai affittato un quartiere. N'hai trovato uno con un bello giardino, cavo solo e ci spuna tutto un attimo. Un soffitto è alto 4 metri, e i muri sono forti, sono di petto. Opportuni e ranne capolusia di vetture ce ne vanno pure. Un mese d'agosto avevo fatto un'angata, più mobili ora gare in casa aiuta. E poi quando tutto avevo conzato, giù il giardino mi sento spaventato. Mi stava storicchiando in un quarto d'ora, che subito di pisciazza mi è arrivata l'investitore. Hai abbaccagliato. Ma la voce mi ha detto, tu stacca a bacio, ma io urinale, a dove entro? C'è sul navino, e gettiamo tutto in giù il giardino. Male ha fatto a te pigliare il suo quartiere. Ma fammi capire, per usanza ogni mattina tu mi metti pisciazza? Ha replicato la signora Mazza, e una volta un nessuno pisciazza, per tradizione, mi fregavo da un vicino e tutti chiettavo dentro un giardino. Gazzato e nervoso, già a casa signor Trasotto, e io ho visto a figlio masostoso. Vede che stamattina Polattia ti zanno, papà, ti volevo dire che non c'è campo. E che vuol dire? Un po' zappare? No, papà. Non funziona il cellulare. Hai pensato, non è ingegnata buona la giornata. La televisione, mi vengo più calmata. Simone, per piacere, mi da tempo. Papà, non funziona, non c'è la terra. E perché non c'è un dito? O muro è troppo alto, e nuova fascia sì. E mo, i singhippo come ne scivo. Papà, te l'hai detto pure ieri. A scala ci vuole i bambini, e se volevo cangiare una lampadina di spesa ci vuole una 50. A capo mi sciacquettiamo, pace non mi dà, già santo sento mugliere ma callucava, faceva sciuscia e tutto arrivolava. Alla lavatrice, già sta casa a balla, per colpi si cazzi i mattonelli, o contatore scatta per l'umidità, già sta casa, oggi voglio stare. Ma c'è una buona aria, stavo fresco, a voce alta mi posso sentire i rischi, acqua d'un zumba a volontà, perché mi navigare di capo? Cercava di stare calmo e da parare, ma arriva Ramona e si vende a gridare, papà, i scarpi nuovi che mi aveva comprato, subito si sono scacciati, colpi su San Pietrino Vigliacco,
che mi ha fatto sbertolare un tanto. Mi guardavano come assassino, per su cazzi di nuovo partito. Amici miei, all'ultima era fine, non hai potuto farlo di me. Un'altra volta i zinzi mi hai pigliato e dentro un bordello segno tornato. Contenta è rimasta la signora Mazza, cappiccia di zona e è tappisciazza.